Sì, buonasera, sono Giuseppe Crisi. Iniziativa su questa sorta di pensatoio di idee sovraniste che state lanciando. Con chi collaborate e qual è l'obiettivo? Sì, certo, direi che si sta estendendo un po' a macchia d'olio il richiamo della foresta che per tante persone deluse dalla vecchia politica e dai vecchi partiti chiedono di poter fare politica a un certo livello, contribuendo con idee, esponendo progetti e direi facendo un lavoro che in realtà è più metapolitico, al di sopra della politica che politico in senso stretto. La Fondazione Federalista per l'Europa dei Popoli li accoglie con iniziative appartenendo varie anche sul territorio. Siamo già molto organizzati nel Lazio, a Roma, nel Lazio, ovviamente Piemonte e Lombardia nel nord dove c'era già una presenza della Fondazione, ma con uno spirito nuovo diciamo, di allargare la cerchia delle persone a cui chiediamo di contribuire appunto con il loro bagaglio di esperienza professionale, di idee e di contenuti. C'è da ricostruire in sostanza un'economia, un paese e soprattutto una forte difesa della nostra identità e di una sovranità che le istituzioni europee hanno spesso calpestato. Ci può fare qualche nome di qualche economista Sì, già intanto presente? il primo nome che vorrei fare è quello della nostra rivista, che Idee per l'Europa dei Popoli, sia cartaceo sia una brillante edizione online, sulla quale io vi invito ad accedere attraverso internet. Abbiamo molte voci, abbiamo economisti, abbiamo giuristi, abbiamo liberi pensatori, storici. E naturalmente una particolare attenzione alla difesa dell'identità, quindi ci rivolgiamo molto anche a quelle associazioni che spesso neglette dalle istituzioni che lavorano nel settore della difesa del nostro territorio, ma anche della difesa dei beni culturali. Abbiamo uno stato pietoso delle biblioteche, degli archivi e dei musei e abbiamo ereditato da questo punto di vista una situazione come forza, diciamo come forze vicine al governo, una situazione veramente drammatica. E quindi voglio dire, accogliamo volentieri le collaborazioni che ci vengono offerte. Non vorrei fare dei nomi per non trascurare qualcuno dei numerosi professori, anche diciamo nomi importanti del pensiero economico e delle varie università. Vi posso dire che al più presto daremo luogo a una serie di convegni, abbiamo già iniziato tra l'altro a produrre incontri importanti per le nostre piccole e medie imprese, questo è un altro tema cruciale per la nostra attività, perché abbiamo una situazione in cui anche a causa delle politiche sbagliate dell'Unione Europea le nostre piccole e medie imprese non riescono a svolgere anche in sede internazionale l'enorme lavoro che potenzialmente potrebbero svolgere, contribuendo in maniera ancora più importante al benessere del paese, allo sviluppo economico del paese. Beh, ma questa è un'iniziativa di un certo livello spessore culturale, ma quindi coinvolgerete anche persone fuori dall'Italia, nel resto dell'Europa, intendo? Sì, certamente. Proprio oggi una riunione organizzativa che abbiamo svolto in regione con presenti, cito due nomi che mi vengono in mente immediatamente, Yonghi Lavarini e Max Bastoni, veniva appunto da diverse persone la sollecitazione a raccordarci al più presto con le realtà consimili che si stanno sviluppando e stanno anche animando il dibattito culturale e politico in Europa, e questo lo faremo immediatamente. Abbiamo già molti contatti perché voi sapete, noi al Parlamento europeo siamo in un gruppo di sette nazionalità, quindi dai fiamminghi, agli austriaci, agli olandesi, ai polacchi, ma c'è ancora molto da fare, molto da costruire, specialmente su questi temi, e lo faremo con grande energia. Vi preannuncio già alla fine di agosto l'indicazione di linee di intervento, di concrete iniziative che faranno sicuramente colpo.
Ci sono diversi settori in cui sarebbe importante trovare un punto di equilibrio, ma anche di confronto, diciamo, non so, sugli aspetti, per esempio, sulla riforma sanitaria, sulle pensioni, per vedere un po' che cosa hanno fatto negli altri paesi e eventualmente sfruttare un po' Certo. esperienze positive precedenti, perché qui andiamo a un sistema completamente diverso, insomma, negli Ma è prossimi chiaro anni. che ormai il dibattito politico va sviluppato in sede europea, noi siamo, direi, nasciamo proprio come organizzazione, come fondazione proiettata al discorso europeo, alla tematica europea, naturalmente con l'intenzione di correggere tutte le enormi storture che hanno causato tanti danni non solo alla nostra economia, pensiamo anche al tema dell'immigrazione. Comunque un'iniziativa nel solco della nuova corrente di idee fortemente sovranista, identitaria, e non a caso al raduno di Pontida la nostra rivista Idee ha avuto così, direi, straordinaria accoglienza e anche, devo dire, senza modestia, un enorme successo. Sì, qualcosa che mancava, perché in Italia c'è sempre stato dibattito, nella cultura si è sempre pensato che la cultura fosse solo a sinistra, in realtà a destra ci sono sempre stati Ci dei vuole, grandi scrittori, esatto, insomma. ci vuole una cultura al servizio la cultura delle idee al servizio dello sviluppo del paese, del cambiamento. Ci vuole una rivoluzione culturale per cambiare questa Italia, direi, irriconoscibile che ci hanno consegnato questi vecchi partiti. Ecco, una battuta sui sinti, perché proprio oggi ho visto una dichiarazione di Franz Romeo che è intervenuto nel dibattito in Italia, e in particolare a Gararate contro il sindaco Cassani, perché rivendica, insomma, la legalità da parte dei sinti, insomma. Ma io penso che il principio di legalità sia proprio quello che ispira i sindaci leghisti e da questo punto di vista dovrebbero porsi molte domande e darsi delle risposte quelli che hanno svolto una politica totalmente demagogica che ha prodotto i risultati proprio anche sul tema delle condizioni dell'integrazione dei sinti che sono evidenti a tutti. Si sono buttati via dei soldi, si sono finanziate associazioni che sono brave soprattutto nel far causa a quelli che la pensano liberamente e hanno il coraggio di dire le cose come stanno, come hanno fatto per esempio con me, trovando spesso sostegno da parte di, non di tutti, ma di quel settore della magistratura politicizzata che sarebbe meglio che cambiasse mestiere. Va bene, tutto, grazie. Noi seguiremo Va l'iniziativa, bene. naturalmente. Buonasera, allora leggete Idee e ovviamente cercatela sui siti, su internet e troverete sempre delle novità molto interessanti anche di carattere internazionale. Grazie Giuseppe Criseo, Vese Press. Buonasera e grazie di te.